Sono stati individuati alcuni rottami dell'aereo della Egyptair, scomparso giovedì dai radar. Ci sarebbero anche resti umani e oggetti personali tra i detriti. Secondo alcune fonti, a bordo dell'aereo era stato registrato del fumo. Molto probabilmente si era sviluppato un incendio a bordo, prima nella toilette e poi anche in cabina. La Corte di Appello di Roma dà ragione a Giuseppina Vacca, madre di Salvatore, il giovane militare morto nel 1999 a soli 23 anni di leucemia per l'esposizione all'uranio impoverito. Il Ministero della Difesa, oltre agli indennizi, dovrà pagare alla famiglia del militare morto un risarcimento di oltre 4 milioni. Renzi ha parlato al TG1 delle prossime amministrative. Si parla di sindaci, di chi deve riparare le strade e governare i servizi, non di chi sta al governo del paese. Non siamo una casta. Io non sono come tutti gli altri, che si aggrappano alla poltrona. Se perdo il referendum, con quale faccia posso continuare il mio lavoro? È stato arrestato in Portogallo dalla polizia di Ancona Filippo Antonio De Cristofaro, condannato nel 1991 in via definitiva alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di Anna Rita Curina, la 34enne skipper pesarese uccisa nel 1988 per appropriarsi del suo catamarano. È stata eseguita a Verona un'ordinanza di custodia cautelare richiesta per la prima volta in Italia da un giudice dopo l'introduzione delle nuove norme in materia di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Ho preso in mano la croce che portava Monsignor Romero e non riesco a staccarmene. Sono queste le parole del post-scriptum della lettera che il defunto leader dei radicali Marco Pannella aveva inviato quasi un mese fa a Papa Francesco e pubblicata da Famiglia Cristiana. Si apre nel segno delle rosse di Borgo Panicale il weekend del Mugello. Iannone precede la Yamaha di Lorenzo ed il sorprendente Pirro con la Ducati Pramac. Sesto Valentino Rossi. Oggi alle 14 le qualifiche. Nella 13ª tappa del 99esimo Giro d'Italia si inizia a salire. Sul traguardo di Cividale del Friuli e lo spagnolo del Team Sky, Michael Nieve, a trionfare con 43 secondi di vantaggio su Visconti. Amador è la nuova maglia rosa. Oggi si va da Alpago a Corvara, 14ª tappa con la celeberrima frazione dolomitica con ben 6 passi negli ultimi 150 km. Continua la pioggia di medaglie per l'Italia agli Europei di Londra. Luca Dotto vince un fantastico oro nella finale 100 metri stile libero. Paltrinieri oro e Detti argento concedono il bis negli 800 stile libero. Ilaria Bianchi e bronzo nei 100 farfalle, la 4% mista ed argento. Oggi tocca a Federica Pellegrini, in finale nei 200 con il secondo crono. È la sera di Juventus-Milan. All'Olimpico di Roma va in scena l'ultimo atto della stagione calcistica 2015-2016. Per i rossoneri è l'ultima chiamata per un posto in Europa. In caso di vittoria, gli uomini di Brocchi eliminerebbero il Sassuolo. Torna il ben tempo su gran parte della penisola, con ampi spazi soleggiati, salvo residua instabilità al meridione, in esaurimento entro sera. Mari da mossi a molto mossi.